Fabio Regazzi deluso o se l'aspettava? No, era abbastanza prevedibile, le chance di Norman Gobbi erano comunque poche, questo lo si sapeva. Comunque a mio avviso ha fatto un ottimo risultato, questo gli fa onore perché si è difeso veramente bene, ha fatto un'ottima campagna, ma fa onore anche al Ticino, che, al quale è stato riconosciuto la legittimità di un consigliere federale, e molti l'hanno voluto testimoniare con il sostegno al primo turno soprattutto. Però sembra un po' una cosa di facciata, perché poi alla fine quando si tratta di votare... Beh, probabilmente i tempi per un consigliere federale ticinese non sono ancora maturi, purtroppo. Ma quando lo saranno mai? Quando lo saranno mai? Questa è una bella domanda, io non sono in grado di dirlo. Questa volta l'UDC ha comunque fatto un gesto che è stato apprezzato, ma probabilmente sapendo che non avrebbe avuto chance. Però ci ha provato, ci ha creduto, e questo sicuramente è comunque meritevole di essere sottolineato.